Buongiorno a tutti. Oggi faremo un viaggio all'interno della strumentazione di Samuel in quanto cantante dei Subsonica. Questo è il famoso, si fa per dire, triplo microfono, oggetto che in qualche modo ho ideato per alcuni motivi. Il primo è perché sono uno che ama complicarsi la vita. Il secondo è perché per tentare di riprodurre tutta una serie di suoni, di voci filtrate che spesso utilizziamo sui nostri dischi. Nel momento in cui abbiamo dovuto, noi il nostro primo disco l'abbiamo realizzato, inventato e creato in studio, quindi non ci siamo creati il problema poi di realizzarlo dal vivo, perché generalmente non avevamo mai suonato insieme, non sapevo nemmeno come sarebbe stato poi suonare le nostre canzoni su un palco, quindi abbiamo esagerato dal punto di vista della sovraincisione delle voci, abbiamo utilizzato parecchi campionamenti di voce, parecchie voci filtrate, distorte, delay, aperture, chiusure, ne abbiamo fatte veramente di tutto un po'. E quindi nel momento in cui dovevo in qualche modo riprodurre queste cose su un palco, ho pensato di incollare insieme due microfoni. Adesso sono diventati tre, comunque all'inizio erano soltanto due. Il primo microfono è un microfono pulito, un microfono normale che entra direttamente nel mixer e che ha la funzione di tutti i microfoni, quello di riprodurre la voce dall'impianto. E questo è proprio un suono pulito, non ha nessun tipo di effetto. Mentre il secondo passa all'interno di una pedaliera per chitarra, con la quale io in qualche modo distorco la voce, creo dei delay, dei ribattuti di voce, un po' per fare un effetto di apertura, soprattutto nei ritornelli. Per esempio, in questo istante sto selezionando il suono di Aurora Sogna, che è una nostra canzone. Questo suono interviene nel ritornello per dare un ribattuto alla voce che la rende più incalzante. Quando entra il ritornello, sposto leggermente la direzione della mia bocca verso metà dei due microfoni. Questo fa prendere sia al microfono quello pulito che a quello effettato la voce, tutti e due che in qualche modo vengono mixati insieme. Il terzo microfono, per esempio, questo è il suono dell'errore. Sull'errore uso questa sorta di effetto che è un chorus, che mi dà un effetto distorto. Il chorus, la distorsione non si può tanto usare nei microfoni perché generalmente è difficile da controllare, dopodiché il microfono diventa omnidirezionale e prende tutti i rumori che sono sul palco, quindi per ottenere questa sorta di spappolamento della voce utilizzo un chorus. Questo è il suono dell'errore. Il terzo microfono è un microfono che funziona con lo stesso principio del microfono pulito, semplicemente viene cattato, come si dice in gergo, dal mixer in un modo particolare per conferirgli una sorta di sonorità quasi radiofonica, così schiacciata. Adesso qua non si sente perché nei miei monitor io non ho questo taglio, però fuori l'effetto è questo. L'ultimo oggetto di questo parco macchine è questo vocoder. Il vocoder è una macchina che utilizza un flusso di voce, o un flusso che può essere una voce, come può essere una sorgente sonora, che può essere una voce, una chitarra, un qualsiasi strumento, e viene fatto passare attraverso dei circuiti elettronici. Con questa macchina si può dare la nota con una tastiera alla voce. È stato molto usato nella musica anni 70, nella musica anche anni 80, e noi lo utilizziamo per Dentro i miei vuoti, laddove facciamo cantare questa canzone a una sorta di robot immaginario, tant'è che il primo titolo di questa canzone era proprio robottino, proprio per il fatto che è nata proprio sulla scia di questo acquisto, praticamente. Generalmente succede che compro delle macchinette, poi per giocarci ci gioca, alla fine vengono fuori delle canzoni. E per quanto riguarda Dentro i miei vuoti, questo è stato un po' la gente scatenante. Qui finisco la mia cosa, anche perché ho finito le macchine. C'è stato un periodo in cui avevo anche 5 microfoni, però è un periodo che spero di dimenticare più in fretta possibile, perché tutto questo armamentario sul palco generalmente crea difficoltà sia negli ascolti che nel lavoro del nostro tecnico di palco.